Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La battuta di pesca di oggi, come potete vedere dalle immagini, si svolgerà nella mia splendida Sicilia ed in particolare nella mia amatissima Patti Marina. Nella clip che state vedendo vi mostro come indosso la mia muta, visto che parecchie volte me lo avete chiesto. Essendo una muta in spaccato internamente, la bagno con del sapone apposito in modo che possa scivolare. Come vedete, la calzatura è perfetta, scivola perfettamente senza troppe storie. Questo è sicuramente merito degli ottimi materiali di cui è fabbricata. Per acquistarla potete farlo con i link qui sotto in descrizione utilizzando il mio codice sconto. Continuo la mia vestizione calzando la giacca, libero gli alamari che ripongo sempre perfettamente allacciati per evitare danni alla muta, la riempio di apposito sapone per indossarla, do una sciacquata e una sbattuta all'intera muta per far circolare questo sapone all'interno in modo che poi mi scivoli su corpo e su braccia. Come potete vedere, per effettuare tutta l'operazione basta e avanza un litro e mezzo d'acqua. In questo caso la faccio scendere anche attraverso le maniche per essere sicuro che ogni parte della muta sia stata bagnata. Ciò che ne resta lo verso sul mio corpo per essere molto più bagnato e scivoloso indossando la muta. Guardate con che facilità poi viene calzata. Molti di voi sicuramente avranno messo milioni di mute, ma per i meno esperti questo è di grande aiuto, perché anch'io le prime volte che sono andato a mare mi sono un po' ingarbugliato dentro la muta, quindi è sempre utile. Io infilo prima un braccio, poi un altro e poi alla fine la testa. Faccio attenzione a non far aggrovigliare tutto e poi semplicemente lo tiro verso il basso. Una volta fatto ciò, sistemo le maniche e le lascio scivolare e alla fine attacco soltanto la coda di castoro sotto le mie gambe per evitare che entri acqua e poi mi faccio un bel tuffo a mare e penso che sia l'ora di iniziare la pescata. Dai, andiamo sott'acqua. Come vi ho accennato poc'anzi, la battuta di pesca inizia nelle splendide e cristalline acque della mia Sicilia, dove in compagnia del mio Seawolf Stella 85 trascorrerò la mia battuta di pesca. I primi agguati li faccio sempre molto a ridosso della superficie in questo meraviglioso spot che è la Pietra di Patti, che avete già visto in molti miei video, specialmente in quelli che riguardano la pesca estiva, e scruto l'acqua alla ricerca di qualche indizio che mi possa portare alla cattura di qualche pesce prima di scendere sui costoni più profondi, perché spesso anche in pochi metri o addirittura centimetri d'acqua si può scorgere qualche preda. Infatti in questo caso scorgo uno scorfano che sta comodamente mimetizzato tra queste pietre. La forte corrente mi rende un po' difficoltosa la manovra di discesa anche per la poca profondità che c'è, però una volta scaricato il mio arbalete la cattura è semplicissima, punto lo scorfano e lo catturo con un tiro a bruciapelo. Ottimo in cucina per svariati piatti. E questa è la prima cattura della giornata una volta entrato in acqua, perché come vi dicevo è bene guardare anche gli strati superficiali, perché anche in pochi centimetri può nascondersi una preda. Sicuramente fare una cattura non appena arrivati in acqua ci dà morale per il proseguo della battuta. Una volta effettuata questa cattura e guardatomi intorno, non trovando nient'altro, vado sui costoni un po' più profondi, scrutando ovviamente il blu alla ricerca di qualche preda. La mangianza è molto presente, anche se l'acqua oggi non è bellissima negli strati più profondi, infatti è di questo colore un po' verdastro.
Ed una volta fatti una quindicina di aspetti a una profondità di circa 15-20 metri, decido di catturare questo pesce pappagallo per portare a cavetto un altro pesce, visto che di altre specie non se ne vede nemmeno l'ombra. Ormai gli scari o pesci pappagalli hanno praticamente colonizzato tutta la Sicilia e se ne trovano esemplari veramente di generose dimensioni, come in questo caso. Questo è un maschio che potete vedere dal colore grigiastro. Invece, come vi ho fatto notare in altri video, la femmina è di un colore più rossastro. Vista la scarsità di prede, decido di cambiare spot e dirigermi sulla Posidonia, che si trova molto più a riva grazie all'ausilio del gommone. In questo caso la mangianza è molto molto presente e, come potete vedere, sfilano dei grossi barracuda, che però in questo caso sono fuori la portata di tiro del mio arbalete. Li guardo da lontano e penso come poterli catturare. Osservo da quale lato la mangianza fugge, qual è la loro azione di caccia, la loro strategia, e così calcolo bene quale può essere la mia per riuscire a fregare uno di questi pesci. E allora cambio versante e mi dirigo da quello da cui provengono loro. Il branco non riesco più ad individuarlo, però essendomi ben ossigenato e ben nascosto, ho fiato da vendere per aspettare uno di questi pesci che arriva. E poco dopo, infatti, vengo premiato. Dall'alto arriva sicuro questo barracuda. Non mi resta che alzare il fucile e scoccare un tiro preciso. Ovviamente l'asta da 7 e il doppio elastico da 14,5 non hanno storie su questo pesce, che recupero comodamente dalla superficie portandolo a cavetto. Quando recuperate i barracuda dalla superficie, non abbiate fretta, perché avendo una sagoma molto ridotta, molto spesso non riusciamo ad individuare il punto preciso di impatto della nostra asta. In questo caso però il tiro è stato preciso e quindi non ho corso il rischio di strappare il pesce, però faccio comunque sempre attenzione. Metto a cavetto questo pesce, mi ventilo e noto praticamente che sulla Posidonia qualche altro pesce sta pascolando. È una bellissima corvina che, una volta notata la mia presenza, si blocca ed è convinta di essere mimetizzata tra le alghe. Ma non l'ho affatto in maniera egregia, infatti l'ho notata e sono riuscito ad effettuare un tiro molto ravvicinato e quindi molto preciso per mettere a cavetto questo altro bellissimo pesce. La corvina per me è uno dei pesci più belli del nostro mare, elegante e scaltra allo stesso tempo, e poterne mettere una a cavetto è sempre un privilegio. Bene, la pescata volge al termine, anche perché devo uscire presto dall'acqua perché è il compleanno di papà, quindi non posso far tardi. Questo è il mio cavetto. Vedete, a cavetto un barracuda in più perché sfortunatamente la mia GoPro si è bloccata durante la ripresa e quindi non sono riuscito a farvi vedere la cattura. Vi ricordo ancora una volta che l'MSA ha predisposto un gruppo WhatsApp specifico dove poter trovare compagni di pesca, location di pesca per non farci cogliere mai impreparati, ma soprattutto dei consigli utili. Potete scrivermi qui sotto al video per essere aggiunti ed entrare a farne parte, oppure in privato sul mio profilo Instagram. Il tutto ovviamente potete trovarlo qui sotto in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate del video e non dimenticate di rilasciare un like e un commento per aiutarmi a crescere. A presto con il prossimo video e buon mare a tutti!